Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Che cosa è cambiato grazie all'avvento di internet? Cantare in libertà. Immaginiamo di mangiare tante cose che ci piacciono, però tutte insieme. Abbiamo un tavolo imbandito e noi mangiamo tutto. Alla fine in bocca avremo un sapore un po' indefinito. Che cos'è che ci rimane a livello di gusto? È un po' così. Oggi, grazie a internet, appunto, abbiamo una fruibilità della musica che è davvero infinita. Abbiamo tante canzoni da poter conoscere ogni giorno. Noi andiamo su YouTube, andiamo insomma sui nostri motori di ricerca, scriviamo musica, non lo so, canzoni, nuove band e abbiamo un sacco di cose che ci possono arrivare dentro casa, diciamo. Però questo da un lato è fantastico perché noi possiamo conoscere tanta musica ogni giorno, da un altro lato però penso che si perda il gusto di ogni singola canzone, ad esempio. Immaginiamo di desiderare qualsiasi cosa, un oggetto, una macchina fotografica, un nuovo telefonino, eccetera. Noi quando vogliamo una cosa nuova che ci piace, facciamo poi tanti sacrifici per poterla avere. Fino a che nel momento in cui noi la riceviamo, immaginate a quella sensazione, quello che noi proviamo in quel momento là. Pensa adesso se invece, anziché fare mille sacrifici per ricevere qualsiasi cosa, noi a appena desideriamo un oggetto, ce l'abbiamo già. Sì, è bello, magari immaginare, voglio un'automobile nuota. Vorrei un cavallo, tiè. Un'auto da corsa, tiè. Oh mio Dio, bellissimo! Può sembrare bello, ma in realtà quello che poi ci rimane a livello di sensazione non credo sia proprio fantastico. Ta-da! Una macchina, un regalo. Grazie. Ad esempio, se vuoi studiare canto, non è che ti metti su YouTube e ti vedi tutte le puntate di Cantare in Libertà. Vai da un insegnante di musica, un insegnante di canto e studi canto in maniera seria e corretta. Cresciuto il naso. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.